Il nostro incontro amici ha come sfondo questa settimana la chiesa a me tanto cara di Santa Maria in Vallicella, Roma. Vi sono ritornato per la festa della Natività della Vergine Santa nel ricordo dell'ordinazione episcopale che proprio qui l'8 settembre di 8 anni fa ho ricevuto. Ho riletto la lettera che nel giorno stesso della mia nomina ho inviato alla diocesi e a Maria ho chiesto la grazia di rimanere fedele, anzi di crescere nella fedeltà in quello che in quel momento mi sono proposto. Scrivevo ai preti, ai religiosi, ai laici: carissimi amici, permettetemi di porgervi il primo saluto con la parola amici, nella quale risuona quella rivolta da Gesù ai suoi discepoli nella cena in cui ci ha donato l'Eucaristia. Vi ho chiamato amici, voi siete miei amici, perché tutto quello che il Padre ha comunicato a me, io l'ho comunicato a voi. Nella luce di questa altissima parola, sgorgata dal cuore del Dio che si è fatto uomo perché gli uomini ricevano una vita nuova, intendo il ministero che a vostro favore mi è stato affidato. Fin d'ora vi dico che cosa porto nel cuore. Ciò in cui desidero crescere, anche come vescovo, è la mia amicizia con Gesù Cristo, l'intima amicizia con Gesù da cui tutto dipende, dice Papa Benedetto. Ciò a cui tengo maggiormente e che desidero servire è la vostra amicizia con Cristo. Ciò di cui sono certo è che nell'amicizia personale di ognuno di noi con Cristo crescerà anche la nostra reciproca amicizia di discepoli del Signore, nella quale vedo realizzarsi la paternità che sono mandato ad esercitare nei vostri confronti e la filialità che la Santa Chiesa chiede a voi nei confronti del Vescovo. Tutto il resto ha senso solo in questo contesto. Così ho scritto in quei giorni, invocando Maria, aurora della Redenzione, di qui, dalla Vallicella, oggi vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.